oggi 18 luglio 2016, una bella giornata di sole e siamo qui in questa bellissima cornice del campo sportivo San Michele qui a Volla per assistere all'ottava manifestazione della Coppa Cristoforo organizzata dalla squadra Silma Casa Nuovo Volla di Giuseppe Sacco. Fra poco sono le 18, assisteremo alla competizione dei bambini per poi arrivare appunto a Sotto le Stelle alle ore 21 per la competizione degli atleti che divisi squadre si giocheranno la vittoria finale. E allora non ci resta che aspettare che lo speaker della manifestazione, Peppe Figenia, dà lo start per questo giocando correndo dei bambini per poi giungere appunto alla 21 per invece giocando anche sì, perché lo spirito è sempre lo stesso per quanto riguarda gli adulti. A dopo. Presidente dell'Atletico 88, gli avevo chiesto perché Atletico 88, perché dice la Atletico 88 di Acerra, è nata appunto nell'88, quindi la squadra dei bambini che hai è nata nel 1988. No, la squadra dei grandi è nata nel 1988, mentre questo progetto che è iniziato con mio padre nell'anno 1988 appunto, adesso stiamo portando a noi avanti questo progetto con i bambini. Sono circa 6-7 mesi che abbiamo iniziato questa attività, è un gruppo formato da bravi bambini ma anche eccellenti campioni del futuro, quindi possiamo dire che in questa giornata di sport ne mancano ben 7-8 all'appello. Un gruppo così numeroso io non me l'aspettavo sinceramente, perché è nato una cosa così all'improvviso, per scherzo, ma pian piano sta prendendo una strada giusta per poterci divertire tutti quanti insieme. Questa passione quindi è una passione che parte appunto dalla tua famiglia, da tuo padre, poi tramandata, come si suol dire, da padre in figlio, e stai coltivando ai bambini. Un appello, perché abbiamo tante squadre oggi, vogliamo ringraziare Peppe Sacco per questa giornata di sport che ha chiamato appunto giocando correndo, perché lo diciamo che fondamentalmente si gioca correndo, no? Sì, ma è così, lo sport è improntato giusto sul divertimento, sul gioco. Appunto Peppe Sacco, che è stato per tanti anni l'amico di mio padre, io sono venuto qui a onorare la sua festa. Anche noi adesso il 2 luglio siamo pronti per organizzare il nostro evento sportivo sullo stadio di Acerra, e quindi sono ben lieto di ospitare tutti quanti i ragazzi di altre associazioni ad Acerra. E allora io ti auguro buon divertimento con i tuoi bambini. Giusto, inquadriamo la rappresentanza dell'Atletica Marcianise, che è di Acerra. Delia Rea, che tu hai chiamato e detto: Delia, vieni pure tu, perché diciamolo come ultima cosa, non esistono squadre, colori. Esiste un solo gruppo, anche se i ragazzi fanno parte di altre squadre, ma il gruppo deve essere unito, si devono divertire insieme, amare lo sport e continuare su questa strada. Passiamo con il giudice di gara. Prima iniziavamo a chiacchierare tra di noi, ti posso chiamare per nome perché tu sei Peppe per tutti noi, hai una storia di atletica alle spalle, non per l'età lunga, un curriculum lunghissimo, tecnico, giudice, aiuto giudice, di tutto di più. Oggi però sei presente qui soprattutto per l'amicizia che ti lega a Peppe Sacco, qui alla Coppa Cristoforo. Soprattutto un legame che va oltre un ventennio, penso. Ma oggi sto qua in veste di giudice, anche se non sono giudice, ma molte volte ne faccio parte per una questione di amicizia, perché sono un buon amico anche dei giudici. Niente, sono un tecnico provinciale, ho fatto qualcosina, sto da circa dagli anni 70. Da qualche annetto, infatti, come società festeggiamo quest'anno i nostri 40 anni di attività, quindi dal 76 a settembre abbiamo la festa di 2 giorni, un rientro di tutti i nostri ex atleti, qualcosina ha vinto, quindi è un ritrovo di tutti gli amici dopo circa 40 anni. Senti, si è appena conclusa la competizione dei bambini, no? Giocando correndo. Questa atletica giovanile che sembra
Bella forte, no? Ma soprattutto ho visto le donne, la ragazzina, una delle ragazzine forti l'abbiamo vista, Giulia, la nipotina di Marco, la vogliamo salutare, presente oggi. Parliamo appunto dei bambini. Che ne pensi di questo settore giovanile che si sta fortificando sempre di più? Allora, io ti faccio degli esempi. Io spero tantissimo. Queste sono le manifestazioni che dovrebbero fare, almeno non dico tutte le domeniche, ma quasi. Dobbiamo rinvogliare, perché devo dire questo, faccio il tecnico, faccio con i bambini. Devo dire che negli ultimi 10 anni abbiamo perso tantissimo. C'è tanta voglia di giocare, ma come competizione. Questo è giocando, dobbiamo cercare di portarli a quella grinta che c'era qualche annetto fa, perché manca, manchiamo di quella grinta, di partecipazione. Oggi i ragazzi sono distratti dal computer e dal telefonino. Questa manifestazione dovrebbe venire, ti ripeto, se non tutte le domeniche, ma quasi. Grazie a Peppe, grazie a tutti quelli che organizzano la manifestazione. Io dico sempre che non si devono dimenticare i piccolini, il settore giovanile, l'attività promozionale, quella che fa. Non ci dobbiamo ricordare di correre quando abbiamo la pancetta, ma di farlo molto prima. I bambini si stanno divertendo, gli hanno dato la possibilità di fare diverse specialità e loro l'hanno ricepito veramente con felicità e si stanno veramente divertendo, e poi vedo che gli stanno dando tantissime cose di ristoro, acqua, merendine, veramente tanta roba che i bambini hanno difficoltà, chiamano i genitori perché gli stanno dando veramente tantissime cose. Bello, veramente bella organizzazione. Senti, alla nostra destra c'è un campo sportivo, l'importanza dei campi sportivi per insegnare atletica. Infatti oggi, la serata di oggi si chiama Atletica sotto le stelle, che non è la semplice corsa. Qui oggi, oltre a correre, avete fatto anche Vortex, si sarebbe potuto fare anche il lancio in alto, insomma il salto in lungo, tante di quelle cose. L'importanza di avere un campo per fare atletica è sempre tanto, no? E puoi lavorare tranquillamente, perché il bambino si diverte, si sente sicuro, il genitore si sente sicuro e si può allenare, perché veramente in questi bambini vedo tanta voglia, ma il problema è la logistica, quindi se hai una buona logistica tiri fuori bellissimi risultati. Il prossimo obiettivo dell'Atletica Caivano Junior? Adesso praticamente, dopo fatto diverse gare, e gare anche su strada, ci hanno dato la possibilità quest'anno, prima o dopo le gare degli adulti, le gare dei bambini, che è stata ricepita molto, molto bene. Abbiamo fatto diverse gare sia in pista che su strada. Adesso la prima parte della stagione è finita, inizierà a settembre con diverse gare, speriamo con bellissimi risultati da parte dei nostri bambini. Parteciperai tu stasera come adulto? Stasera corriamo con la nostra squadra, Atletica Caivano, e io farò i 2000. Poi ci sta il presidente Vincenzo Celiento, Migliaccio Vincenzo e Gianfranco Ponticelli che faranno la staffetta, e Domenico Nettore che farà l'americana. E allora in bocca al lupo all'Atletica.